Eccolo qua, il nostro Game & Watch marchiato Super Mario Bros. Questa è l'edizione del Game & Watch prodotta da Nintendo per i 35 anni dalla nascita di Super Mario. E che cosa ha fatto Nintendo? Ha creato un attimo una serie di prodotti a marchio Super Mario, tra cui poi compare anche il Mario Kart Life o un gioco Super Mario Land, Super Mario Bros. 35, che potete poi trovare sullo store di Nintendo Switch, e poi ha prodotto questo che appunto è un Game & Watch che riprende quelle che sono le forme del classico Game & Watch uscito durante gli anni 70-80 e che adesso ci ritroviamo qui in una forma rimodernata con uno schermo a cristalli liquidi. Andiamo un attimo a vedere che cos'è questo prodotto e poi lo andremo a confrontare con il nostro Game & Watch classico di Mario Bros. Ecco, attenzione, questo è quello di Mario Bros, non è quello ispirato a questo a questa forma, però vabbè, è un Game & Watch, andiamo a vederlo. Allora, facciamo l'unboxing, perché questo è proprio un prodotto che mi è appena arrivato, tra l'altro ringraziando anche GameStop che mi ha fatto avere anche gli orsetti della Haribo insieme, non so per quale motivo, si vede che hanno una qualche forma di collaborazione, mi hanno messo nella scatola anche questi. Bene, andiamo un attimo a vedere questo Game & Watch, facciamo anche un unboxing e recensione del prodotto senza distruggere tutto, che non vorrei. Ok, l'abbiamo aperto. Tanto vediamo un attimo l'esterno, vedete che qua c'è scritto 35, questo è un tocco di classe perché 35 appunto sono gli anni da quando è stato creato Super Mario, 35 come i coin, ma... Poi vediamo dietro un attimo che cosa c'è scritto. Per usare questa console è necessario un blocco alimentatore USB Nintendo se venduto separatamente. Ok, noi useremo uno qualsiasi dei nostri cellulari, ma va bene comunque. Vediamo un attimo, quando andiamo a togliere la confezione, vediamo che qua rimangono tutta quanta quella che è la grafica di Super Mario, mentre in qua invece troviamo quella che è la grafica classica. E quindi questa è la classica grafica del Game & Watch, così come quando usciva e veniva venduto durante gli anni 70-80. E niente, andiamo un attimo ad aprirla. Queste cose sono uno strazio, c'è sempre la paura di distruggere tutto, e siccome noi non vogliamo distruggere tutto faremo un po' attenzione lentamente. Tanto vedo già una cosa molto interessante, eccolo, vedete? Un altro tocco di classe, special thanks to you. E queste sono il Ball non aveva la faccia di Mario in origine, però qui è stata messa con la faccia di Mario. Andiamo a vedere che cosa troviamo al suo interno. Abbiamo il nostro cavetto per caricare la batteria e poi abbiamo i nostri favolosi volantini di informazioni, che non ce ne facciamo assolutamente nulla, quindi andremo a metterlo da parte, e la nostra console bella inscatolata, eccola qua. Andiamo ad aprirla. Allora, plastica, ma questa parte qui è in una sorta di lamierina in acciaio, quindi pulsanti sono in gomma come i classici pulsanti. La croce direzionale creata dal nostro caro Gunpei Yokoi. La parte posteriore c'è scritto che questo dice che questo prodotto è stato fatto con diversi pezzi, 15 parti.
Ok, c'è una batteria da 200 mAh. Made in China. Però vi dico già subito che la qualità costruttiva è molto molto buona. Sul lato abbiamo la presa USB Type-C, che è ottima. Il pulsante di accensione, game, time, pause and set, e basta. Andiamo ad accenderlo. Ecco, già si accende, quindi un po' di batteria residua c'è già. Premi tasto time. Eccolo qua. Ecco perché questo, perché praticamente il nostro Game & Watch era sia gioco che orologio. In origine, infatti, il nostro Game & Watch, se andavamo ad aprirlo, ecco adesso vedete, qua c'è il nostro orologio e se volevamo potevamo giocare. Ok. Questo spegniamolo adesso, che sennò ci incomincia a fare casino. Ecco, la cosa che era un po' incasinata di questi giochi, di questi Game & Watch, è che non potevi spegnerlo se non togliendo direttamente le batterie. Ecco, qua abbiamo la nostra ora, quindi praticamente sempre fissa, con un audio mono che esce da qui. Però appunto molto carino, l'ora andrà settata in qualche modo. Ah, se schiacciamo il pulsante time possiamo cambiare anche la grafica del gioco. Immagino che se premiamo a lungo forse possiamo settare l'ora. No. Ah, qua possiamo aumentare o togliere il volume. Abbiamo la batteria, la luminosità, ottimo. E settiamo l'ora, ecco infatti. Adesso che ore sono? Qui da me sono le 3 meno 5, quindi andiamo. Ah, si può solamente AM, PM? Fantastico. Va bene. Quindi non possiamo mettere l'ora in formato. Mi sembra strano. Ci sarà un qualche modo, devo scoprirlo. Non lo so, vabbè, scoprirò. Appena lo scopro ve lo scrivo sotto nella descrizione, magari. Game, andiamo a premere il nostro game e vediamo che questa versione di Super Mario è stata commercializzata con tre diversi giochi. Super Mario Bros. Classico, Super Mario Bros. 2, che sarebbe la versione quella che è uscita in Giappone, e Game & Watch Ball. Quindi andiamo un attimo a vedere prima di tutto il nostro Super Mario e vediamo un attimo com'è l'emulazione. Tanto vi dico, lo schermo è ottimo, volume ottimo. Sì, qualitativamente non c'è nulla da dire, in quanto l'emulazione è veramente perfetta. Abbassiamo un po' il volume perché sennò non riesco a parlarvi. Andiamo fino alla fine, vediamo com'è. No! Vabbè, rifacciamolo. Comunque è davvero ottima come emulazione.
E anche l'audio è veramente molto buono. Ok. E vediamo se prendiamo la bandierina. Sì, perfetto. Quindi zero input lag. Il gioco è davvero incredibile. Molto bello. Molto bello, vediamo il secondo gioco, appunto Super Mario Bros. 2, dove si può giocare anche come Luigi. Partiamo come Luigi. Oh, comunque è veramente un bel oggettino, però ecco, se passiamo direttamente all'ora ci si resetta il gioco, quindi andiamo a vedere l'ultimo gioco che è il gioco Game & Watch, appunto Ball. In questo caso con la faccia di Mario, appunto, dovremo prendere le palle, farle saltare da una parte all'altra. Qua abbiamo il nostro contatore che ci dice quanti palleggi stiamo facendo e qua sotto abbiamo il nostro record. Niente, è un bel giochino, è ottimo anche questo. Vediamo se sbagliamo, ecco, vedete. Davvero, davvero bello. Tra l'altro, vi dico, dal vivo sembra davvero di avere uno degli schermi, dei classici schermi dei Game & Watch a cristalli liquidi, questi qua, che appunto erano a cristalli liquidi e c'era una grafica sopra. Erano molto molto belli. La parte in acciaio riprende quella che c'è qua frontalmente, questa. E niente, tra l'altro in questo versione del Game & Watch è stata prodotta con un errore. C'è un errore di quale praticamente Nintendo si è già scusata, dice che è stato prodotto con questo errore, però queste versioni vengono comunque commercializzate, probabilmente l'errore verrà aggiustato più avanti nel tempo, ma quelle che sono le unità uscite fino ad ora probabilmente diventeranno oggetto di maggior collezione, collezionismo, quindi maggior valore per chi le ha in questo momento. Andiamo a vedere qual era l'errore. Se premiamo il nostro pulsante A quando siamo in time, ecco che compare The Mario Drawing Song. Quindi appunto c'è un piccolo easter egg dove se noi andiamo a selezionare la lingua italiana, disegna Mario cantando, partirà con lingua spagnola. Vediamo che cosa succede se noi andiamo a selezionare la lingua spagnola. Se magari parte con la lingua italiana, perché non succede per tutte le lingue. Succede, allora, per quel che riguarda l'inglese e il giapponese è stato detto che non succede, mentre invece, eccolo qua, vediamo. No, qua parte in francese addirittura. Sono tutte quante invertite le lingue. Quindi andiamo a vedere il francese se riusciamo a farlo partire con l'italiano. Schiacciando il nostro pulsante A. Eccolo qua. Dov'è il francese? Eccolo qua. No. Questo è in tedesco. Sono tutte quante sballate. Vabbè, riproviamo allora col tedesco, forse siamo fortunati e abbiamo l'italiano. Ok.
Eccolo! Molto bello. Questa è una cosettina per i bambini, però è molto graziosa davvero. Ok, questo è. Anche tra l'altro è già finito, è una piccola canzoncina. Oh boh, ma non è niente di che. Comunque, niente. Allora, la nostra recensione, il nostro unboxing e recensione per quel che riguarda appunto il nostro Game & Watch, io penso che possa finire qui, quando scoprirò poi quando, come si può settare i parametri in italiano, cioè senza il PM, sarò anche più felice. Ma forse per quello devo andare a vedere. No, appunto qui no. Niente, devo andare a vedere le istruzioni, non so come si faccia. Comunque se non togliete il volume ci sarà in continuazione questo rumorino fastidioso, lo scandire del tempo, che poi tra l'altro i secondi, vedete, sono questo pallino che si sposta lateralmente. Davvero un bell'oggettino. Ah, tra l'altro, ecco, un'altra piccola cosa che non vi ho ancora detto è che questo prodotto è uscito oggi, ok? Molte persone l'hanno già ricevuto ieri ed è già stato hackerato. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente si può già craccare e metterci dentro quello che si vuole, in teoria. In teoria perché? Perché Nintendo ha già imparato dai suoi errori passati, appunto quello del SNES Mini e del NES Mini, dove aveva una memoria maggiore rispetto a quello che era il quantitativo necessario per ospitare le sue ROM all'interno della console, e quindi le persone l'avevano craccata e ci avevano messo dentro tutto quello che volevano e diventava una console emulativa. Qua invece che cosa ha fatto Nintendo? D'altra parte questo è un oggettino che non richiede chissà che per funzionare, per cui che cosa ci ha fatto? Ci ha messo semplicemente 128 KB di memoria flash, all'interno del quale ci ha caricato dentro le ROM appunto di Super Mario e Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 The Lost Level e Ball, e poi c'ha 1 MB di memoria RAM. Di conseguenza, praticamente qua dentro, se anche la nostra console, questa qui, è già stata hackerata, probabilmente non si potrà farci assolutamente niente se non caricare a livello proprio singolarmente il gioco che si vuole. Probabilmente, questa è un'ipotesi che faccio io, nel senso, vogliamo caricarci su un che ne so, Kid Icarus del NES, ci carichiamo Kid Icarus e ci portiamo via Kid Icarus. Quindi probabilmente di questi tre giochi si potrà scegliere, faranno così, si metterà una selezione di quello che si può scegliere e ognuno si andrà a selezionare il proprio gioco che si vuole portare fuori. Oddio, per carità, se dovesse essere, io già me lo immaginavo mettendoci dentro tutta quanta la mia collezione di ROM del Game Boy e del Game Boy Color. Se dovesse essere, per esempio, fattibile fare sta cosa, però dubito che, ecco, ci saranno la possibilità di avere un salvataggio, perché non essendoci memoria diventeranno dei giochi flash proprio, quindi sono giochi flash senza possibilità di avere caricati i propri record, niente. Quindi niente, bel prodotto, bell'oggetto. Questa è stata la nostra recensione del Game & Watch edizione straordinaria della Nintendo per i 35 anni dalla nascita di Super Mario. E con questo è tutto, e noi ci rivediamo alla prossima recensione. Mi raccomando, se vi è piaciuta la recensione, mettete mi piace al canale qua sotto e iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina che trovate qua sotto al video, per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che andrò a postare. E con questo è tutto, ciao ragazzi e alla prossima!